Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, buona domenica, buon 30 aprile. Ci crediamo che maggio è già arrivato? No, è già qui, è già dietro l'angolo. Io sono qui in cucina e sto preparando per i miei amici che stanno arrivando Elena, Lisa e Nicola, sto preparando una chiffon cake. Quindi, avete presente quelle torte bellissime, buonissime, sofficissime, che non hanno burro? Quindi, se volete farmi compagnia, ho detto, sapete cosa, sono a casa da solo soletto, se mi fate compagnia magari, perché no? Ci divertiamo, facciamo quattro chiacchiere. Io sto provando tra l'altro a usare due telefoni, ne ho uno lì e uno qui, perché vedo spesso che tutti quanti quelli bravi, quelli famosi, sono tipo 20 telefoni. Allora dico, magari a quello là che sta trasmettendo, magari di qua se riuscissi a vedere... No, non si connette. Diciamo che ci sto provando. Ah no. Sono qua in diretta adesso, eccomi qua. Quindi mi vedo qua. Sì, sono qua che sto blaterando. Adesso magari lo abbasso, perché così non dico troppe cavolate. Allora, vi fate un po' di compagnia, che mi farebbe molto piacere. Quindi, chiffon cake al cioccolato, se volete prendere carta e penna, la ricetta comunque è sul blog pandispagna.net. Nel frattempo, io cucino, bando alle ciance. Separo 6 uova, sono qua. Separo 6 uova a temperatura ambiente, quindi vogliamo dividere i rossi dagli albumi in pratica. Allora, se siete dei temerari come sono io, lo fate direttamente su una ciotola, sperando chiaramente che l'uovo non vi caschi, non si rompa, oppure, visto che l'uovo in questo caso è caldo, nel senso è a temperatura ambiente, e non vorrei che si facesse qualche disastro, guardate un po' come faccio. Prendo. È un lavoro un po' lungo, però comunque ne vale la pena. Ho due ciotoline, quindi nella prima io rompo l'uovo, lo separo e quindi in questo caso, casomai dovessi fare dei disastri, dei pastrocchi, cade tutto quanto lì. Verso il tuorlo in una ciotolina e verso questo in quella grande. Visto? Facilissimo. Mi raccomando. Se avete domande, dubbi, risposte, sono qua in diretta, quindi guardate poi come faccio. Quando sbatto, spero si riesca a vedere, sì, si vede. Quando sbatto l'uovo, non lo sbatto sulla superficie di una ciotola, perché potrebbe andare dentro e quindi ci potrebbero essere dei frammenti di uovo. In questo caso lo sbatto su di una superficie piana. Si sporca un po', però alla fine diciamo che il risultato è migliore. Tipicamente un'altra cosa che vi posso dire è che le uova si separano meglio quando sono fredde, questa qui, bastarda, sta per rompere, quindi fortuna che avevo il mio, voilà, la mia tattica. Quindi, ecco qua. Io tra l'altro sto facendo una cosa, il contrario esattamente di quello che tipicamente dico. Tipicamente dico, preparate tutti quanti gli ingredienti. Ora facciamo una cosa, separiamo le uova, poi gli ingredienti li prepariamo, perché di pronto non ho niente, mi sono buttato. Eccoci qua, vi vedo ragazzi, buongiorno, Katiuscia, Michele, Mary Jo, Chiara, che bello, bellissimo, ragazzi, sono qua, quando posso faccio le dirette, sono molto contento che mi stiate seguendo. Tra l'altro poi mi raccomando tutti quanti il 3 maggio, quindi non domani, non dopodomani, giorno dopo, guardate detto fatto perché c'è Michele, che è uno di noi, che è stato chiamato in trasmissione, quindi ragazzi avete visto che bello. Se mandate i vostri detto scatto con i dolci, la redazione, poi Michele ci potrà testimoniare, è una famiglia di persone splendide, quindi approfittiamo. Io qua mi pulisco un po' le mani. Quindi, allora, ho separato i tuorli dagli albumi, per adesso li mettiamo qua da parte, così non ci danno fastidio. Sono un po' maniaco, ossessivo, compulsivo, quindi metto tutto quanto a posto. Allora, ora cominciamo a preparare tutti quanti i nostri ingredienti. Prepariamo gli asciutti e i liquidi, un po' li abbiamo cominciati, ci siamo portati avanti. Ecco qua, oh ciao Fra, ciao Mimo e Stefania e Mara, ma che meraviglia, che bello tutti quanti. Siamo in cucina ragazzi, questa è casa, questa è la vostra cucina, siamo tutti forno star. Poi vi leggerò una cosa molto interessante che ho letto online e secondo me è adatta a tutti quanti noi. Ora, cominciamo qua nella mia dispensa delle meraviglie, più o meno. Cominciamo a preparare tutti quanti gli ingredienti. Quindi, pesiamo un po' tutto quanto. Per la parte asciutta, tutto quanto va setacciato. Quindi, io comincio con
questa bilancia che è tra le più difficili da regolare. Allora, ci serviranno la farina, ci servirà lo zucchero. L'importante è, è prendere quelle già aperte in dispensa, perché spesso capita che prendo quelle ancora da aprire e poi trovo che c'è un'altra in dispensa. Questa cosa mi... Infatti ho tipo 20 cacao amari in polvere già iniziati. Non so se capita anche a voi, ragazzi. Allora, eccoci qua. Direi che per adesso più o meno, se non mi dimentico, dovremmo aver tutto. Speriamo. Allora, cominciamo pesando 250 grammi di farina 00. Farina quella classica, quella che si usa per fare il dolce. Mara. Simo, buongiorno a te, Forno Man. Grande. Aspetta, mi sto distraendo, sto sbagliando le misure. Michele, bravo, esatto. Michele ha ragione, quello che dice Caterina. Detto fatto, è la trasmissione migliore del mondo. È stupenda, è veramente, veramente divertente. Che bello. Lori, cosa fai? Non prepari il pranzo e stai qua a guardare la dieta? Entrambe le cose, io adesso sto preparando un dolce, quindi vabbè, dai. Allora, 250 grammi di farina, tra l'altro anch'io devo ancora mangiare, ho fatto pochissima colazione stamattina, ho un po' di, come dire, movimento di pancia, ho un po' di fame. Allora, oh, ciao Ele, sì, questo è uno dei tanti cioccolati e cacao aperti che ho, purtroppo era l'ultimo per fortuna. Quindi 250 grammi di farina, 50 grammi di cacao amaro in polvere, che per quanto uno lo pesi, eccolo qua, per quanto uno lo pesi sembra sempre tanto. Stiamo preparando, per gli amici che si sono uniti solamente adesso, la chiffon cake al cioccolato. Perché? Sapete perché, ragazzi? Perché stanno per arrivare a trovarmi. Oggi sono a casa da solo, questo weekend, e quindi verranno a trovarci i nostri amici Lisa, Elena e Nicola. Quindi domani mattina a colazione, se vi convinco, facciamo una diretta con i waffle, voglio farvi vedere come li prepariamo, e quindi adesso li preparo un po' col discorso della torta, anche perché poi la chiffon cake fatta il giorno dopo, mangiata il giorno dopo, è ancora più buona, se ci arriva il giorno dopo. Allora, quindi abbiamo 250 grammi di farina e 50 grammi di cacao amaro in polvere. Mettiamo una bustina di lievito di birra. Oh, salutiamo, che bello, Vale, Francesca, Mimmo e Stefi. Ragazzi, buon pranzo, mi raccomando, non... magari mi mettete in muto, così vedete che vi muovo in realtà, però. Una bustina di lievito per dolci. Ciao Niki, eccoci, siamo tutti quanti, che bello. Allora, una bustina di lievito per dolci, una bustina di cremor tartaro. Ragazzi, il cremor tartaro, non so se avete difficoltà a trovarlo, tanti anni fa si trovava in farmacia, adesso si trova al supermercato. Questo è della Rebecchi, l'ho trovato al supermercato, quindi l'ho comprato. Non è pubblicità occulta, giuro. Lo versiamo all'interno. Mi sono appena accorto che mi sono sbagliato. Ragazzi, non fate come faccio io. Allora, il cremor tartaro serve per i bianchi d'uovo, quindi con molta attenzione tolgo un po' di cremor tartaro. Tanti miei amici non se ne accorgono, spero. Anche per... No, diciamo che in realtà il cremor tartaro, fortuna che ne ho due di bustine. Il bello della diretta, ne ho due di bustine perché serve per stabilizzare i bianchi d'uovo. Il cremor tartaro è comunque un lievitante, quindi male che vada la torta viene ancora più soffice. Però mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. E quindi portate pazienza. Quindi comunque il lievito va all'interno, non fate come me, non mettete il cremor tartaro. È come se non l'aveste visto, giusto? E poi mettiamo però questa volta un bel pizzicone di sale. Intanto vi do come sempre il benvenuto nella mia cucina. Lori, hai visto che bravo che sono? Cioè qui tipo, plom! Ho detto, quando la mettevo ho detto, no, lo dico o non lo dico? Ma sì che lo dico, cavoli. Vado magari con qualcun altro, va ad aggiungere il cremor tartaro e fa un disastro. Allora, se facciamo bene tutto quanto, ecco qua. Poi aggiungiamo 300 grammi di zucchero. Questa ricetta mi piace un sacco perché è semplicissima. Sono tutto in 300, se ci fate caso. Se la volessimo fare bianca, sono 300 grammi di farina, 300 grammi di zucchero e è tutto quanto in 300. E poi sono 300 ml di olio e acqua calda. Quindi è la ricetta ideale, perfetta. Nel frattempo
Se siete a casa e volete provare questa ricetta, la trovate ovviamente anche su pandispagna.net. Quando setacciate fate magari attenzione perché il cacao, un po' bastardino, tende, come dire, a volare in cucina. Infatti, qua sono un po'... lasciamo qua. Sono un po' sommerso. Però, detto ciò, questa ciotola è pulita. Ora misuriamo il nostro zucchero e anche a zuccheri... ecco, lo sapevo. Mamma mia. Allora, con lo zucchero sono peggio del cacao, li ho tutti quanti aperti, infatti stavo per portarne un altro già aperto, dico magari controllo, in dispensa, per fortuna. Allora, misuriamo 300 grammi di zucchero da tutti quanti quello, da tutti quanti quelli aperti. Quindi, preparare un dolce, ragazzi, è anche una buona scusa per dire, abbiamo qualcosa di aperto? Lo mettiamo, lo finiamo, giustamente, se no, allora, stavolta... non mi distraete, mi raccomando, sennò invece che 300 grammi ne metto 2000 grammi, 2 kg, dopo non è un granché. Comunque, ce la facciamo. Allora, un'altra cosa, arrivo a 300, poi dopo facciamo una cosa. Preriscaldiamo il forno a 150 gradi, sennò, ecco qua. Sennò cosa succede? Siamo belli pronti, belli carichi, tutto il dolce è montato, siamo pronti per infornarlo. Il forno è freddo, no, mi raccomando, quindi una bella emozione della diretta, insomma, è bellissimo, eccomi qui, ciao, c'è anche, grande, Ila, l'hai preparata anche tu, ma che meraviglia, non so cosa gli hai messo sopra, io adesso gli metterò un po' di ganache, una granella di nocciola che ho comprato proprio oggi al supermercato, anche perché comunque domani sono chiusi i supermercati, oggi ho fatto spesa, ma sai cosa? Ma prendiamo tutto, ma che ci frega. Come l'hai fatto te, me lo racconti? Che mi interessa, intanto comunque, buon compleanno Ila. Saluto Flo con il piccolo Francesco, a parte grandissimo nome come sempre, Flo, che bello, poi speriamo di vederci presto. Non aspettiamo il prossimo concerto di Adele per rivederci, sennò si fa troppo tardi. Bene, allora, tornando a noi. E siamo sempre noi comunque. Sto amalgamando, allora ricapitolo per gli amici che si sono appena uniti a noi, stiamo preparando tutti insieme una chiffon cake al cioccolato e ho setacciato insieme 250 g di farina, 50 g di cacao amaro in polvere, una bustina di lievito per dolci, un bel pezzicone di sale e 300 g di zucchero. Questi sono i miei ingredienti asciutti. Ora prepariamo gli ingredienti liquidi. Quindi, allora, combiniamo. Allora, usiamo questa qua che è più grande, un bel piccerone perché così combiniamo tutto quanto dentro e mettiamo 130 ml. Aspetta che voglio controllare bene perché qua a volte capitano delle cose un po' strane, quindi voglio leggere bene, torno sul blog perché aspetta. L'emozione della diretta, dopo viene fuori che faccio delle cavolate, non va bene. Allora, andiamo su pandespagna.net, andiamo a vedere, dicono che c'è un blog bellissimo, controlliamolo. Allora, non mi ricordo se sono 130 o 180, perché sono i due tra acqua e olio. Ma allora dico, sai cosa, piuttosto che sbagliarci, sarebbe un peccato, tanto che sono qua, facciamola fatta bene, va. Eccolo qua, vediamo un po', così controllo anche gli ingredienti. Perfetto, qua c'è tutto. Le creme tartaro, l'abbiamo messo anche troppo. Ecco, mi ricordavo bene, perfetto. Allora, sono 130 ml di olio. Allora, ecco, torniamo qua così riesco a vedervi. Voilà, 130 ml di olio. Forza, ecco qua. Ecco, 125-130, voilà. E assieme a questo mettiamo, allora la mettiamo qua perché dopo poi li misceliamo insieme, mettiamo 180 ml di acqua che riscalderemo velocemente al microonde. La marcia giusta, qua. Quindi, la riscaldiamo per
un minuto e mezzo a microonde e passa la paura. Allora, nel frattempo salutiamo la bilancia che non ci serve più. Ragazzi, fatemi qualche domanda se volete. Ah, beh, mica esatto. Il bradra. Allora, ma avete beccato tutto, esatto? Quando ho tuffato il cremo tarto, dovevate urlare, fermo! Magari l'avete fatto, ma io, sapete cosa? Ma... Allora, se avete qualsiasi domanda, commento, se volete raccontarmi qualcosa, ragazzi, io sto guardando voi, ma vi sto anche leggendo sull'altro telefonino, così riesco a vedere entrambe le cose. È stupendo, ho appena scoperto un trucchetto incredibile. Ora, aggiungo l'ultima cosa. Dalla mia super dispensa l'estratto naturale di vaniglia fatto in casa. Questo è una chicca che ogni volta, a me non piacciono tanto i super alcolici, però in casa ho una bottiglia di vodka, ma quella da usare solo per, anche perché è schietta, quindi è abbastanza pesante. E soprattutto in una chiffon cake, in qualsiasi dolce, un bel cucchiaione di estratto naturale di vaniglia è una morte sua. Bene, ora siamo quasi pronti perché è suonato il microonde. Mi avvicino nel frattempo anche con la famosa teglia da chiffon cake. Quindi mescoliamo insieme i nostri 180 ml di acqua calda, bella calda di microonde, con 130 ml di olio di semi. Io uso un olio, è importante usare un olio che non abbia troppo sapore, quindi uso un olio di semi di girasole. L'olio d'oliva è troppo forte, ha questo sapore olivone, quindi... Ah, oh, ciao Mauri, benvenuto, e sto preparando una chiffon cake al cioccolato, quindi stanno per arrivare i miei amici, oggi sono a casa da solo, quindi domani mattina a colazione abbiamo Elena, abbiamo Lise, abbiamo Nicola, gli prepariamo una chiffon cake al cioccolato che tuona, così li metto d'accordo tutti. Ho due ragazze vegetariane, un ragazzo vegano, questa non c'è il burro, quindi metti d'accordo. Ci sono le uova, però se la mangeranno gli altri me la mangio io. Bene, allora, a questo punto prendiamo i nostri 6 albumi e li montiamo a nero. Quindi, ora ci sarà un bel po' di rumore, però tiro fuori una delle mie armi segrete, il frullino KitchenAid. Allora, dunque, Mara, perché non ci racconti qualcosa del tuo viaggio in Marocco? Ah, Mara, grande! Adesso vi racconto anche perché vi faccio vedere un po' di cose. Intanto, non so se si vedono, ma qui un po' si vedono, sì. Ho portato a casa i tagine in questi colori che mi piacciono un sacco. Sono un fan dei tagine, vedo se si vedono. Eccoli qua, sì, qui dovrebbero... No, non si vedono. Li porto un po' più in qua. Questi li ho presi in Marocco e sono bellissimi, mi piacciono veramente tanto. Questi sono proprio loro, eccoli qua, così si vedono. Quindi grazie per la domanda, ma è stato un viaggio bellissimo. Io non c'ero mai stato in Marocco, però lo consiglio veramente a tutti. Abbiamo fatto 4 giorni a Marrakech e 3 giorni nel deserto, con un viaggio organizzato, eravamo in 5, di cui 3 stanno per tornare qua, quindi non è vero che si litiga sempre in viaggio. Allora, sto versando nei miei 6 albumi separati precedentemente il cremor tartaro, la seconda bustina, per fortuna. E come spezie ne ho riportate, adesso vi faccio vedere quelle che ho comprato, perché sono... Comincio con montare nero, intanto almeno ci portiamo avanti con questa cosa. Il cremor tartaro aiuta a stabilizzare meglio il bianco d'uovo, quindi diventerà una meringa bella, solida e spumosa, ed è esattamente quello che stiamo cercando. Quindi queste sono una delle cose che ho portato. Poi ho portato un'altra, vi faccio vedere un'altra che è di sopra, un sacco di cose, anche perché costano pochissimo, le borse intrecciate, le spezie, è bellissimo perché non costa niente, costa veramente poco. Quindi, vediamo un po', ti posso salutare. Saluto anche Marco che sta guardando il video. Ciao Marco, spero tutto bene. Ora, mescoliamo tutto quanto, magari sposto
Allora, Michele, finisco poi dopo rispondo alla domanda, l'ho vista. Tanto mescoliamo, mescoliamo. Mi sta facendo i like da solo. Avete presente come quelli che spanno like da soli che mi si va? Quasi fatto ragazzi, mi sono sempre stato tappando le orecchie, è un po' rumoroso. Ho letto anche le domande di Ilaria, Monica e Mara, adesso vi commento se non sentiamo niente. Allora, eccoci qua. L'importante è mescolare e comunque montare i bianchi d'uovo alla velocità massima. Tipicamente il bianco d'uovo monta molto se è freddo, quindi è un po' strano. Ecco qua, il rumore mi ha dato la testa. Allora, tipicamente allora Michele ha chiesto come mai anche se io monto con il cremor tartaro i bianchi d'uovo rimangono un po' sempre non sodi. Eccoli qua. Questi sono perfettamente sodi, io penso che si potrebbero anche, com'è che si fa a volte, si mette tipo così per vedere se reggono, così sono sodi, sono quelli che abbiamo montato noi adesso, sono loro, non cadono. Tipicamente allora, l'uovo è un po' particolare perché si separa molto bene quando è freddo, ma si monta molto bene quando è a temperatura ambiente. Io ho appena fatto la spesa, quindi ho comprato le uova che sono rimaste fuori, quindi erano praticamente nel banco, vicino al bancone frigo. Quindi ho fatto un po' più fatica a separarle, infatti qualche tuorlo rosso mi si è rotto, ma non mi importa. L'importante è che i bianchi siano a temperatura ambiente. Esatto, quindi, ricapitolando, l'uovo si monta bene quando è a temperatura ambiente e si separa bene quando è freddo. Quindi questo, Michele, forse potrebbe essere il motivo. Allora, vi racconto un po' andato di Marrakesh, dato che il forno si sta per riscaldando. Vi racconto un po' di Marrakesh. Allora, siamo stati 4 giorni a Marrakesh e 3 giorni nel deserto. Deserto vicino al confine con... in geografia sono macabra. Con il... con l'Algeria, credo. Ma con l'Algeria, sì. Quindi nella parte... siamo andati verso sud-est. E bellissimo, è stato bellissimo perché avevamo un tour privato. È costato un po' di più, ma veramente poco di più. Per poco, non è che dico poco di più, non dico dai 300 e 500 euro. Anzi, mi sa che a persona abbiamo speso 150 euro per 3 giorni, con tutti quanti gli alberghi. E avevamo un van da 6 persone, 5 noi più l'autista. Quindi è stato un percorso bellissimo. E onestamente, potendo, lo consiglio a tutti. Allora, intanto vediamo se il forno è bello caldo, controllo solo la temperatura perché, di nuovo, vediamo un po', 150, perfetto, ormai non abbiamo più paura di niente, eh? Voilà. Quindi, allora, finiamo un attimo questo, poi vi racconto tutto sul Marocco. Noi abbiamo, quindi, per i ragazzi che si sono uniti adesso, abbiamo la chiffon cake al cioccolato. Oh Marco, saluto, ciao. Allora, chiffon cake al cioccolato con 250 g di farina, 50 g di cacao amaro in polvere, una bustina di lievito di birra, nessun cremor tartaro per adesso, perché dall'altra parte, un bel pizzicone di sale, 300 g di zucchero. Mescoliamo tutto quanto, poi creiamo al centro una specie di pozzo, in questo modo, quindi lasciamo parte la frusta. Versiamo tutto quanto il nostro liquido, quindi sono 130 ml di olio di semi, non d'oliva mi raccomando, 180 g di acqua calda, quindi riscaldata al microonde, e un bel cucchiaio, infatti due perché mi piace, di estratto naturale di vaniglia. Amalgamiamo bene il tutto, quindi creiamo una sorta di, sembra quasi, in realtà è un impasto. Vabbè, sembra quasi una cioccolata in tazza. Potrebbe essere anche dolce, secondo me. Quindi in questo caso, ecco, mescoliamo bene il tutto.
Ciao Marco, buongiorno anche a te. Allora, poi, quindi, ho risposto alla domanda di Michele sui bianchi d'uovo, spero di averlo chiarito. Poi, avevamo detto... Oh, un saluto anche a Alex. Ciao Alex. E poi, allora, qualche ricetta dolce. Allora, il Marocco, le ricette del Marocco sono molto, molto dolci. C'è un sacco di mandorlo. Mi ricorda molto le ricette siciliane, per le quali tipicamente mi piace più mangiarle che farle, perché non penso di essere bravo a fare tutte queste ricette con le mandorle, con il miele. Mi piace un po' più le cose un po' più lievitate. In Marocco, per carità, i dolci erano molto molto buoni, però erano molto un po' troppo dolci per i miei gusti. Ora, io sto aggiungendo, ragazzi, giusto perché non perda io più che altro il filo, sto aggiungendo i 6 tuorli d'uovo. E per gli amici che si sono appena uniti a noi, stiamo preparando adesso una chiffon cake per i 3 compari che stanno venendo a trovarmi e che rimarranno qui fino a domani a colazione. Quindi mi sono detto, facciamogli una bella chiffon cake, così il cioccolato mette d'accordo sempre tutti, così si dice. Brava Cla, grazie mille. Mi sembra di averlo detto, però proprio anche di nome, perché ho una certa arteriosclerosi. Il lievito, una bustina di lievito in polvere, mi raccomando. Un pizzico di sale, perché il sale fa sempre bene. Quindi una volta che il nostro composto è diventato bello uniforme, mettiamo da parte tutto quanto, quindi sia il nostro pitcher che la nostra frusta metallica, e facciamo così. Dobbiamo aggiungere praticamente i nostri albumi montati a neve, 6 albumi montati a neve con una bustina di crème brûlée all'interno. Allora, la prima cosa che vogliamo fare è, ne aggiungiamo circa un terzo e mescoliamo. Arrivo Mara, arrivo con la misura dello stampo, così non sbagliamo. Circa un terzo, e questa volta mescoliamo in maniera, come dire, abbastanza violenta, quindi non abbiate paura di sgonfiare l'impasto, perché in questo caso vogliamo amalgamare, e si dice in gergo alleggerire l'impasto, che per carità magari non è leggerissimo dal punto di vista calorico, anche se non c'è il burro, quindi lo alleggeriamo in questo modo, quindi diciamo che lo rendiamo un po' più pronto a raccogliere l'altro resto degli albumi. Quindi in questo caso ho detto lievito di birra. No, Niki, no, ho detto una bustina di lievito in polvere. Di nuovo, magari potrei essere aterosclerotico, però non è lievito di birra, è il classico lievito, io uso quello della Pane Angeli. Che bello qui che posso dire le marche. In televisione non posso, se no mi sgridano. Ora, queste seconde aggiunte le facciamo mescolando dall'alto verso il basso. Quindi mescoliamo in questo modo, delicatamente, perché non vogliamo sgonfiare l'impasto. Quindi la meraviglia di questa chiffon cake al cioccolato, secondo me, e spero anche secondo voi, è che ha 2 lievitate, quindi risulta super morbida, anzi in realtà per 3 motivi. La prima, perché c'è il lievito, non di birra, ma lievito per dolci. La seconda, perché c'è l'olio, quindi l'olio crea una struttura più morbida rispetto al burro, perché monta di più, e poi ci sono gli albumi montati a neve con il cremor tartaro che li stabilizza. Quindi praticamente, insomma, un tripudio di lievitazioni. Quindi, c'è anche la mia amica Yuka. Yuka, how are you? Can you see me? Greetings to you and your girls. Che bello! Yuka è la mia carissima amica, l'ho conosciuta in America quando ho abitato 3 anni a San Diego. Lei è stata la mia compagna di stanza, ma che ricordi, che memorie. Allora, Sandra, hai ragione, sono proprio l'Alzheimer, ci picchia. Quindi allora, Niki, hai ragione te, ho detto lievito di birra, perché anche Sandra me lo conferma, quindi ho veramente l'Alzheimer. Diciamo che è perché sono contento, sono emozionato di stare con voi, quindi, e poi anche perché ho l'Alzheimer probabilmente. E incorpora aria. Luna, cosa sto dicendo? Anche Luna conferma, quindi ragazzi, è ufficiale, questo è il canale dell'Alzheimer. Però quanto mi diverto, quanto mi piace, e vi ringrazio, perché ci mancherebbe, io sono il primo a cui piace imparare, e poi c'è talmente una bella atmosfera che mi sembra quasi di avervi qui con me in cucina. È vero, non sto scherzando, mi piace un sacco. Perché tanto poi
Mi immagino lì quelli seduti che state guardando e poi tanto dica, ma che cavolo ha detto? E in effetti, grazie per dirmelo. Spero che mi lasci fuori con il lievito di birra. Com'è? No. Allora, sto per incorporare quasi tutto. Allora, un'altra cosa molto importante, ragazzi, da ricordare è lo stampo da chiffon cake. Deve essere uno stampo apposito, è uno stampo in alluminio. Adesso lo prendo, lo metto ancora qua, così si vede. Questo è lo stampo da chiffon cake. Non può esserci un altro stampo diverso, non può esserci uno stampo in un altro materiale, perché la torta non verrebbe bene. Allora, l'importante è che sia lo stampo in alluminio, è uno stampo per, tipicamente si chiama per ciambelle, ma sono le ciambelle chiaramente, in America si chiamano angel food cake, ossia il cibo degli angeli, anche perché sono così leggere, così ariose che dicono, mamma mia, sono come delle nuvole, e gli angeli, evidentemente per gli americani, mangiano le nuvole. E quindi io sto ancora in maniera molto tranquilla amalgamando il tutto, però tanto parlo, così finché parlo e amalgamo penso di non fare danni, spero. Sapete com'è, almeno in casa non un lievito di birra, se no bene. Brava, ha ragione Miki che dice almeno vi vedo attenti. In realtà, ora che me l'ha suggerito, l'avevo fatto apposta per vedere se eravate attenti. Sicuramente. No, Moni, non è che mi state distraendo. Anche Alan, vedete ragazzi, sono un po', come dire, siamo tutti qua a imparare. Allora, quindi l'importante è che la teglia sia una teglia apposta per chiffon cake, possibilmente con il fondo estraibile. Questa, me l'aveva chiesto prima Mara, è una teglia della dimensione di 26 cm, quindi è la più grande. Allora, non va assolutamente unta, non va imburrata, non va infarinata, va lasciata così com'è, perché una volta che cuoce e che lievita, la torta si aggrappa alle superfici interne e rimane bella alta. Il motivo per cui ha questi piedini è perché una volta cotta, volendo che rimanga sempre alta, la invertiremo subito sul piano di cottura e la lasceremo raffreddare completamente a testa in giù, così la torta rimarrà sempre bella alta. Allora, un saluto Elena dalla dolce Sicilia, mamma mia, che voglia. Quest'estate dovrei venire in Puglia, mi sa che proprio con Elena verremo giù a Gallipoli, quindi però la Sicilia quanto mi manca. Un'estate sono stato a Favignana, i profumi, mi mancano più di tutto i profumi della Sicilia. Sì, a parte, cioè, è difficile dire una cosa che non manchi della Sicilia, dal cibo, al clima, alle persone che sono stupende. Però se devo dire una cosa, scegli una cosa, i profumi. La Sicilia ha dei profumi che veramente se si potessero imbottigliare qualcuno farebbe la fortuna, perché sono troppo buoni. La teglia da 18, sere, questa è la teglia da 26. Adesso comunque faccio, visto che abbiamo appurato che ho un po' di Alzheimer, per fortuna, facciamo una doppia verifica. Come vedete non mi piace consumare niente. Allora, io qui ho portato di tutto, guardate un po' cosa vi combino. Ho un... dov'è? Ce l'avevo qua, eh? Eccolo qua. Ho il metro. Così la misuriamo e siamo sicuri. Questa è una teglia da 26 cm. Anche perché dopo mi serve il metro, quindi lo userò anche dopo. Allora, a questo punto, ragazzi, inforniamo la nostra chiffon cake nel forno preriscaldato a 150 gradi per un'oretta. Quindi adesso la mettiamo dentro. Voilà, è un po' alta, quindi abbassiamo il tutto, se no mi si brucia. Ecco qua, così, voilà. Oh, avevo il ripiano un po' troppo alto, quindi assicuriamoci che il ripiano sia nel terzo inferiore del forno, sennò se è troppo alto la torta viene su subito in fretta e poi magari collassa o non gonfia bene. Ora
No, no, Niki, l'Alzheimer è riferito a me, non ti preoccupare. Ci mancherebbe, non oserei mai. Esatto, quindi Luana, Ilaria, Mara, che me l'ha chiesto prima, la teglia è da 26 centimetri. Voilà, 26 centimetri. Quindi la torta, io so che, ecco, la mia spanna è 22, quindi da 22 c'ho i manoni, da 22 a 26, poco lontano. Quindi, l'altezza, ma sta Monica, l'ho appena infornata. L'altezza che mostra. Proviamo. Grosso modo, secondo me sono 10 centimetri come altezza. Quindi, mi hai fregato, mo, se me lo chiedevi un po' prima, lo infilavo subito. Allora, intanto ringrazio Melina che sta condividendo il video. Molto, molto apprezzato. Allora, a questo punto, visto che puntiamo i contaminuti, perché sapete cosa succede, che ci si distrae e poi, allora, puntiamo. Tipicamente è un'ora, io punto sempre un po' di meno, così magari adesso punto 40 minuti, 45, toh, diciamo conto pari, tre quarti d'ora, così vediamo come funziona. Non si sa mai che cresca improvvisamente. Comunque, rispetto a tutti quanti i tempi indicati, ragazzi, il mio suggerimento è sempre quello di controllare una decina di minuti prima. Non si tratta di cupcake, ovviamente, perché i cupcake cuociono in un quarto d'ora, quindi magari togliete circa sempre un 5-6 minuti, 10 minuti da una torta e controllate cosa sta succedendo. Vi faccio vedere, visto che me l'avete chiesto, tanto pulisco perché è un po' di maniera ossessiva compulsiva, vi faccio vedere cosa ho portato da Marrakesh. Allora, e fondamentalmente ho portato delle spezie. Sono qua. Queste spezie qua, dobbiamo ancora sistemarle perché abbiamo abbiamo un porta spezie che è molto molto carino, solo che è pieno, quindi adesso bisogna che troviamo un modo di trovare queste spezie dal Marocco. E guardate un po', la meraviglia di queste spezie. Allora, prima di tutto c'è il curry giallo, e questa è la curcuma, fortuna che c'è l'etichetta, se no. Altro che Alzheimer. Questa è la curcuma, curcuma che fa benissimo e vi ricordo, ragazzi, tipicamente io la mattina quando mi sveglio metto il latte di soia nell'areoccino. Questo è l'attrezzo di Nespresso che fa il cappuccino. Non mi stanno sponsorizzando, me lo sono regalato quando ho cominciato il lavoro nuovo un anno fa. Quindi la mattina metto il latte di soia, un cucchiaino di curcuma e quindi monta questo cappuccino buonissimo perché la soia monta bene. Al contrario del riso, del latte di riso e del latte di mandorla, che io adoro però, che non montano benissimo, ho detto un cucchiaino, la curcuma fa benissimo, lo chiamano, non so, l'oro di qualcosa, comunque fa super super bene. Allora, grazie, oh Terry, grazie, hai fatto la chiffon Red Velvet, sono contento, manda il detto scatto, anche perché vi ricordo ragazzi, ho ricordato all'inizio di questa diretta, quando collegheremo, detto fatto sta per finire, quindi però il 3, che è mercoledì, ci sarà uno di voi, uno di noi, Michele di Natale, che segue sempre le dirette, commenta, mi manda sempre un sacco di foto delle sue ricette, ovviamente sono contentissimo, ha mandato dei detto scatto a detto fatto e l'hanno chiamato in trasmissione a rifarsi la barba, quindi il 3, guardate, è l'ultimo tutorial dopo Titti e Flavia, che come ha detto Michele spiega come pulire meglio il water di casa, ci sarà Michele che si fa rifare la barba e ci sarà anche una sorpresa da qualcuno. Quindi guardatela, ok? Ci conto. Dunque, una buona domenica anche a Deborah. Qua poi ho portato le quattro spezie. Quattro spezie, non mi ricordo onestamente quali siano. Sicuramente, essendo rosso, ci sarà il curry rosso, però c'erano, adesso vediamo, non sono bravissimo col naso, non ho un olfatto sviluppatissimo se non per il cioccolato. Vediamo un po'. Allora, c'è fortissimo l'anice stellato e poi c'è sicuramente il curry rosso e poi c'è qualcos'altro che però mi sfugge. È un sapore quasi un po' agrumato, fresco, molto dolce, ha detto che ovviamente è ottimo per le verdure, il pesce, anche perché poi
quanti tagini di verdura abbiamo mangiato, lì è stata una cosa meravigliosa. E tagine così grandi a Marrakesh, bisogna andare, mi raccomando, se andate, non andate nei negozi del souk. Il souk è bellissimo, questo mercato da vedere, non comprate niente perché costa tutto carissimo, le spezie. Le spezie si comprano bene un po' fuori dal souk, ma sempre nel centro, e costano la metà, letteralmente. Questo è il è la radice di guaranà, che va fatta per il decotto. E il tipo che ce l'ha venduto ha detto, è stato simpatico, ha detto se fate l'infuso per 5 minuti di guaranà, dormite. Se invece lo fate per 3 minuti ha l'effetto opposto. Quindi, proviamo. La proverò in entrambi i modi. Sere, la ricetta è semplicissima, la trovi sul blog pandispagna.net. Il bello di questa ricetta della chiffon cake al cioccolato è che comunque è variabilissima, anzi ragazzi provatela, visto che comunque va sempre di 300 in 300, gli ingredienti sono sempre quelli. Quest'altra, io così ho provato e ho fatto la chiffon cake al tè matcha, ho fatto la red velvet mettendo un po' meno cioccolato rispetto a questa qui al cacao, che ne ha 50 grammi, ne ho messi mi sembra 10 o 20, così viene solo l'aroma del cioccolato, e ho messo il colorante rosso. Provate, sto pensando magari invece che l'acqua si può provare con il succo d'arancio e fare arancia e gocce di cioccolato, se non vogliamo che le gocce cadano in fondo, anche magari una bella grattugiata nei buchi grandi della grattugia. Le chiffon cake sono belle per quelli. Ma cosa ho tirato fuori qua? Questo penso sia, no, mezza ferrata, perché è troppo. Sera, non l'hai trovata? Ah, sai cosa? Quella che tu vedi è la ricetta, trovi sul blog la ricetta della chiffon cake al tè matcha. Le stesse quantità, sta attento, guardami negli occhi. Le stesse quantità, farina 250 grammi, cacao 50 grammi. Per il resto è tutto uguale. Togli ovviamente il tè matcha. Questa è, allora, se questa era curcuma, questo è... come si chiama l'altra spezia gialla? L'altra spezia gialla? Non mi ricordo. Perché hanno detto, sì, mettiamo solo un po' di etichette. Io però non mi ricordo quali sono. Allora, se questa è la curcuma, non è zafferano, questo sarà curry, quasi sicuramente. Clarissa, la ricetta la trovi sul blog pandispagna.net. Questo invece è, sono sicurissimo, è curry rosso. Qui c'è il curry giallo e il curry rosso. Questa è stupenda, questa è una foto su Instagram, è una miscela che ci hanno mescolato, ci hanno macinato lì per lì, si chiama 32 spezie, e ci sono veramente, c'è di tutto, ci sono tutte le spezie, c'è il curry, un salutone a Marco, c'è il curry, c'è l'anice stellato, e per le verdure è fondamentale. Sì, esatto, Niki, sniffo troppo, infatti adesso non capisco niente, però queste sono tutte quante le spezie che ci siamo portati a casa. I colori sono bellissimi, sono tutti quanti, sono tipo i colori del tramonto, perché c'è il rosso, l'arancione, il giallo, sono, e poi vedere tutte quante lì nel mercato hanno queste mega pile enormi che non so come facciano a non cadere, quindi è una cosa incredibile. Quindi questo è per quanto riguarda la paprika. Mi sa che hai ragione Ante. E grazie Clarissa, grazie mille. Io ragazzi sto aspettando, quindi non vi tengo con me perché non voglio annoiarvi. La chiffon cake al cioccolato è in forno, ora cuocerà per altri più o meno 40 minuti, 45 minuti. Comunque appena la decorerò, magari se ci siete facciamo un'altra diretta, sicuramente sarà arrivata la ciurma, perché sto aspettando i miei amici Elena, Lisa e Nicola, che staranno qua la notte e poi domani mattina faremo colazione. Quindi se magari non mi rompono le scatole, io rimetto una telecamerina e ci facciamo la diretta, perché le signore vorranno truccarsi e quant'altro. Quindi Niki, sì, se provi a fare la chiffon cake con uno stampo a ciambella viene fuori un disastro, ci vuole lo stampo fatto apposta, perché devi essere in grado di, non, deve essere aderente, non antiaderente, perché sennò ti scivola via tutto, deve essere in alluminio
e deve essere veramente fatto apposta. Io ho investito, non mi ricordo quanto costava, forse 30 euro, però ne sto sfornando a nastro di queste torte, quindi è stato un ottimo investimento. Io per adesso, oh Cinzia, un salutone, un abbraccione forte. Vi saluto ragazzi per adesso, vi ringrazio tantissimo, è stato veramente un piacere, è volato questo tempo, ho detto la faccio o non la faccio diretta, adesso so che quando sono qua che cucino so che mi fate sempre compagnia, mi piace tantissimo. Vengo purtroppo a spegnere la fine sul pulsante, anche se non voglio, a malincuore. Quindi vi saluto tanto, vi auguro una buonissima domenica e chissà che non ci vediamo domani mattina, preparare un po' di waffle a colazione e a mangiare la shiitake al cioccolato. Ciao! Mua.